Danilo, Danilo. Eccoci qua oggi in questa bellissima giornata. Dico bellissimo perché è bellissimo vedere tutte queste persone che in realtà ci credono ancora una volta in quello che dovrà essere una politica di cambiamento. Quindi nonostante la pioggia sono ancora qua a crederci in quello che sarà il futuro dell'Italia e sicuramente anche di Crema. Bravo! Perfetto, abbiamo appena sentito una voce straordinaria anche in Italia. Il resto dell'Europa. Noi agli occhi dell'Europa sembriamo il paese terzo, quello un pochino messo da parte, ma non è assolutamente vero, perché andando all'estero si vede che le persone ti rispettano per quello che sei, per la formazione che possiedi, per la cultura che hai. E invece noi siamo qua, in un'Italia che invece che non dà opportunità a nessuno. E questa è una cosa che deve essere superata. E Crema, invece, è l'aspetto, è la macchietta, è il frammento, fate quello che volete, è il frammento di quello che è uno specchio, un esempio di quello che è l'Italia, un'Italia ferma, immobile, morta in qualche modo. Gli scettici non si sono mai avvicinati dicendomi: Fantinati, 5 Stelle, complimenti, il vostro primo, il sindaco più amato d'Italia è del Movimento 5 Stelle, un esperimento più che riuscito. Complimenti a Nogarin che ha portato. Non pensavo tra l'altro che saremmo diventati in brevissimo tempo la prima forza politica del paese, ce la stiamo mettendo tutta. Oggi siamo qui in piazza e vi ringrazio di stare così in tanti sotto gli ombrelli, sotto la pioggia. Dobbiamo soltanto insistere. Anni fa eravamo al 2%, io ricordo Danilo quando andavamo nei mercati con dei volantini e spiegavamo che cosa fosse il 5 Stelle. Salve signora, noi siamo il Movimento 5 Stelle. Ah, chi siete voi? Il Movimento 5 Stelle. Le 5 Stelle stanno per questo e quest'altro. Parlavamo di temi, siamo cresciuti così tanto e nel 2013 siamo diventati, abbiamo preso più voti di tutti alla Camera di...